Presidente Cavazzini, ci ritroviamo circa un mese dall'apparizione della nostra società passando da SRL a SPA. Un bilancio della nostra società, tantissime iniziative anticipate prima dal nostro amministratore delegato Sandro Squeri, abbiamo presenti anche i ragazzi degli uffici, Michele Farisano, Alice, la nostra segretaria Lucia Bandini. A lei chiedo sia una domanda relativa a Parma Partecipazioni Calcistiche e poi mi rilascia lei alla sua grande passione per lo sport collegandomi al premio Sport Civiltà che ci è stato svolto quest'anno al Teatro Regio come tutti gli altri anni e poi anche alla consegna del premio Sant'Ilario appunto a un membro tra i vari sportivi, anche un membro del Parma Calcio 1913 che è il nostro capitano Alessandro Lucarelli. Quindi non so, partiamo prima da PPC e poi ci spostiamo anche su veterani del sport. Sì, no, grazie, intanto un saluto a tutti voi, ringrazio ovviamente il Parma Club di Medesano per l'invito, devo dire che è stato graditissimo ed è confermato anche da questa bella presenza di tante persone, di tanti giovani. Questo sicuramente ci incoraggia, noi che abbiamo assunto un po' di responsabilità nella dirigenza di questa avventura nuova del Parma Calcio, che già vi ha anticipato l'amministratore delegato Sandro Squeri, lo stato dell'arte dell'azionariato diffuso, è un progetto sicuramente unico in Italia. Ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora di più ancora adesso dopo che siamo partiti, perché credo che il supporto di tantissimi soci del nostro territorio siano veramente un bello stimolo per la nostra realtà sportiva. Come diceva Sandro, abbiamo avuto un po' la battuta d'arresto nelle formalità che dobbiamo in qualche modo completare, ma stiamo completando proprio in questi giorni, per cui riprenderemo ancora più spediti di prima il nostro cammino nell'associare più tifosi possibili al nostro gruppo. La struttura si è formata, abbiamo tra l'altro, e ringrazio anche per loro, il gruppo che dà servizio nel nostro ufficio, sono il dottor Michele, le due bravissime collaboratrici, Alice e Lucia, che veramente formano un trio di primo ordine, francamente. Poi avrete modo sicuramente in qualche modo di incontrarle nel nostro ufficio al Tardini, per spero che anche molti di voi, se non sono, diventeranno soci. Dicevo che questo progetto è veramente importante, anzi anche tante altre realtà sportive italiane stanno cercando di in qualche modo di prendere spunto dal nostro, perché è un'assoluta novità. Il nostro è un'adesione a questa avventura come soci di minoranza del Parma Calcio 1913, ma vogliamo dare l'impulso più importante possibile, perché tra l'altro, come tutti già avete visto, per grande capacità di tutto lo staff del Parma Calcio, a partire ovviamente dal suo presidente Nevio Scala, dal vicepresidente Marco Ferrari, che è l'anima vera del nostro Parma, perché è stato lui l'ideatore iniziale e poi lo sta gestendo operativamente, e poi ovviamente, come avete già sentito, il direttore generale Luca Carra, il che fa completare una squadra, uno staff molto 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 positivo. Di più, sono riusciti a creare, per la verità, insomma, il nostro merito è molto limitato in questa fase, una squadra, uno staff tecnico di primo ordine, voi tutti lo conoscete, è una squadra, anche se partita all'ultimissimo momento, proprio fuori tempo massimo,
ha cominciato a darsi consistenza e i risultati li vediamo tutti. La nostra squadra è, come sapete, prima in classifica, non ha mai perso, ha 7 punti di vantaggio e un grande applauso credo che... Grazie, credo che un applauso così non sia mai stato così meritato, per la verità. Facciamo un altro? Io credo che, tra l'altro, sì, facciamone un altro. Perché questa festa, assieme anche a quest'altro applauso, deve essere di grande auspicio per la partita di domenica. Io credo che tutti quanti convengono che la partita di domenica sia una partita estremamente importante, senza volerla caricare troppo ovviamente per quanto riguarda gli atleti che vanno in campo di responsabilità, però sicuramente tra tutte quelle del passato questa è la più importante. Però dobbiamo sempre ricordare una cosa: noi stiamo molto meglio dei secondi, proprio perché siamo primi, siamo davanti, quindi se sono forti loro, noi sicuramente siamo più forti. La classifica lo testimonia, infatti lo dimostrano, quindi dovremo sicuramente, e mi rivolgo indirettamente ovviamente ai calciatori, qua c'è una bella rappresentanza ma che non scenderà in campo ma ci sarà molto vicino, è quella di fare un grande in bocca al lupo alla nostra squadra, ma siamo tutti quanti convinti che usciremo a testa alta comunque dallo stadio domenica, perché abbiamo veramente dimostrato di essere veramente forti. Quindi al di là del risultato, perché nello sport e nel calcio in special modo, insomma, non tutto e non sempre dipende dalle grandi qualità, perché tanti fattori possono influire, ma siamo sicuramente straconvinti che non usciremo perdenti. Questa è la cosa più importante che possa a noi interessare. Quindi, ripeto, per quanto riguarda il Parma Calcio, credo che da quando siamo partiti, che ormai sono pochi mesi tutto sommato, sono stati intensissimi, pieni di grandissimi risultati, noi siamo certi che questa strada la percorreremo anche in futuro con dei risultati finali che tutti quanti noi ci aspettiamo e ci auguravamo. Io ringrazio appunto a nome di questi ragazzi che sono qui, tutto lo staff tecnico e tutta la squadra, perché oggi sono loro che sono in prima linea e quindi è giusto che abbiano tutto il nostro consenso. Passerei un secondo che mi hai fatto due domande. Come diceva Simone prima, e io ho anche una duplice veste, sono anche il presidente dei veterani dello sport di Parma e quindi mi occupo di sport a 360 gradi in qualche modo, poi sono anche un appassionatissimo ciclista, per cui non mi manca niente se non una età più giovanile, quella mi manca francamente. Vabbè, facciamo finta che non ci siano. No, dicevo, i veterani dello sport, anche loro che hanno un bel gruppo, è una bella società che è retta con dei principi che credo siano simili e uguali a quello che vogliamo che abbia il Parma Calcio. Principi di grande correttezza, di grande trasparenza, serietà. E questi devono essere i principi, poiché nello sport devono sempre prevalere, e noi faremo di tutto per incoraggiare queste iniziative che esaltano questi principi. Dicevo che appunto i veterani dello sport difatti organizzano, hanno appena organizzato qui a metà novembre un grandissimo premio al Teatro Regio che si chiama Sportività, probabilmente qualcuno di voi l'ha anche visto. Si è stufato.
È un premio veramente molto importante, è arrivato alla 39esima edizione, è un premio internazionale. Molti addetti ai lavori mi dicono che sia il premio più importante d'Italia. Sono stati premiati in queste 39 edizioni i più grandi campioni di vari sport internazionali di mezza Europa. Io mi auguro che anche qualcuno di voi più avanti possa essere premiato appunto anche col premio Sport Civiltà, ovviamente. Facciamo un altro premio che abbiamo fatto l'altro giorno, premio Sant'Ilario dello Sport, e abbiamo premiato il vostro capitano, io mi rivolgo appunto ai giovani del Parma, a Lucarelli, perché l'abbiamo ritenuto